governatore Zaia chiede un incontro urgente al prefetto di Venezia. Il sindaco Bitonci via controlli a tappeto nelle strutture che li ospitano. Disoccupato e separato, la storia di un uomo a cui la casa è stata tolta perché è impossibilitato a saldare i conti con l'ATA. Lo sfogo di Angelo, chiede dignità. Una settimana di tempo per pagare IMU e TASI, tanti artigiani costretti a chiedere un prestito in banca, ammazzata per i proprietari di capannoni spesso sfitti. Il papà di Domenico a Milano nell'hotel dove è morto il figlio. Il mio ragazzo non può essere caduto da solo, dice stasera a candele accese per ricordarlo. 15 kg di eroina arrivati a Padova in due settimane, la polizia arresta un altro grossista, il capo della mobile, un'escalation preoccupante. Calcio scommesse, Davide Matteini del Padova all'Atletico San Paolo, anche il suo nome tra i nuovi indagati dell'inchiesta sulle partite truccate. Gavettoni e partite di calcio in Prato della Valle, come ogni anno la festa dell'ultimo giorno di scuola, fontana spenta e polizia per vigilare sui ragazzi. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. In apertura ovviamente la questione profughi, le dichiarazioni oggi del sindaco Bitonci che promette maggiori controlli sulle case date per fare ospitalità ai migranti. Scene da Far West con i profughi che scappano e vagabondano per i comuni, a questo assistiamo ormai a Padova. Le parole del sindaco Massimo Bitonci si riferiscono a quanto accaduto due notti fa a Torreglia, quando 23 migranti sono fuggiti per ben due volte cercando disperatamente di raggiungere la stazione ferroviaria di Montegrotto e per ben due volte sono stati ritrovati dalla polizia locale, dai carabinieri, dei cittadini e riportati nella casa che li ospita. Bitonci ha annunciato controlli a tappeto in città per verificare il rispetto dell'ordinanza emanata qualche settimana fa contro il sovraffollamento degli alloggi. Intanto anche il governatore del Veneto Luca Zaia ha scritto una lettera al prefetto di Venezia per chiedere un vertice urgente per fare il punto sullo stato d'accoglienza dei profughi. Che solo l'incapacità ti può portare ad avere immigrati liberati dispersi sul territorio, solo l'incapacità ti può portare ad avere gli immigrati alloggiati in caserme che sono delle discariche a cielo aperto o peggio ancora in località turistiche dove si fa il fatturato dell'economia del Veneto, che vorrei ricordarlo è sempre quella regione che manda 21 miliardi di tasse a Roma ogni anno. È vergognoso e scandaloso che il governo prometta allentamenti del patto di stabilità rispetto ai profughi. Gli allentamenti del patto di stabilità li abbiamo chiesti per il dissesto idrogeologico, per le scuole dell'infanzia, per tutta una sacca di partite. Il pagamento delle fatture ai nostri fornitori non c'è mai stato detto di sì, per i profughi invece questo si può fare. L'accoglienza in Veneto gestita dalle prefetture è stato calcolato che vale 31 milioni di euro per l'anno in corso. La prefettura di Padova nel bando del marzo del 2015 ha stanziato 1.872.000 euro prevedendo l'arrivo di 250 profughi da giugno a dicembre. L'emergenza profughi questa volta vista dai padovani più o meno aperti all'accoglienza, sentite. Bisogna anche dire basta a un certo punto, perché altrimenti dove andiamo? Perché non possiamo aiutarli in questo modo, bisogna dargli qualche cosa da fare. Se lei avesse un immobile a disposizione li ospiterebbe? Ma io penso proprio di sì, a me dispiace tantissimo vedere quelle immagini di persone che sono costrette, non è che lo fanno volentieri. Io mi domanderei solo una cosa, fino a che numero pensano i nostri politici di accettarne in Italia? Cioè, quando è che si fermano? Quando sono mezzo milione all'anno? Quando sono un milione? Lei li accoglierebbe in casa sua? No, a casa mia non c'è posto, perciò ecco, non li accoglierei. Però fanno pena? No, anche perché per ragioni personali, perché io vivo da solo, cosa vuole, non sarebbe possibile. Io sono siciliano e noi ne abbiamo da morire e li ospitiamo e non siamo i più ricchi. È come se in casa tua ti entrasse un extracomunitario, cosa succede? Che tu non hai più le tue abitudini, succede che tu non hai più la tua cultura, inizi a perdere la tua, come si può dire, il tuo senso di appartenenza. E su chi li ospita nelle case private? Qui a Padova ci sono alcuni casi, cosa ne pensi? Se è un fatto privato non possiamo dire niente, secondo me. Ma lei accoglierebbe ancora profughi? No, no, ma se non viene a forza di mandarli via. Ed ora invece veniamo alla storia di un veneto a cui invece la casa l'hanno tolta perché non riusciva più a sostenere l'affitto della sua casa ATER. Disoccupato da 5 anni, ecco la storia di Angelo. In questo momento dove dormi? Da qualche amico, se mi ospita,
in giro, finisco di lavorare, vado al parco, mi butto lì al parco con la mia ragazza, stiamo lì per non disturbare nessuno, sai com'è, un po' di dignità, però non è facile, te la tolgono. La casa era l'ultima cosa che gli era rimasta dopo aver perso il lavoro, la moglie e la dignità. Ce lo racconta Angelo Padovano, residente da anni in un appartamento di proprietà dell'Atri in zona Arcella, casa che oggi gli hanno portato via. Non è riuscito a pagare la somma del rientro di affitti pattuito con l'avvocato. Ce ne vuole tanto di tempo dopo 5 anni di lavoro, che non lavori e fai tanti debiti, ne fai tanti veramente. Angelo non vive più con la compagna e il suo figlio, quindi non ha più diritto alla casa. È tutto spiegato in questi fogli. Racconta di essersi ammalato anche di depressione, quando tutto sembrava perduto, di sapere che cosa significa non avere più la voglia di lottare e farla finita. Sono rimasto anche senza luce e gas, a Natale l'abbiamo fatto senza luce e gas nella mia casa. Le sedie sociali non ti aiutano. La speranza gliel'ha data il cognato, che è riuscito negli ultimi mesi a trovare ad Angelo un'occupazione come magazziniere, ma questa entrata non è arrivata in tempo e così la sua casa l'hanno data già ad altri. Che cosa chiedi? Dignità, voglio la mia casa, voglio indietro la mia casa, voglio. E siamo alla cronaca, torniamo sulla vicenda di Domenico Mauro Antonio. Non è possibile fare una fine del genere in punta di piedi, senza un rumore, senza un grido. Un contatto c'è stato. A 30 giorni esatti dalla distanza dalla morte del figlio precipitato dal balcone di un albergo di Milano, il papà di Domenico racconta la sua visita nell'albergo della tragedia. Sono queste le parole dette in un'intervista ad un settimanale proprio da Bruno Mauro Antonio, che oggi, ultimo giorno di scuola, ha anche ricevuto la pagella del figlio. Stasera Domenico sarà ricordato da centinaia di lumini e candele accese sui davanzali padovani proprio a 30 giorni dalla sua morte. L'iniziativa è nata spontaneamente dai suoi amici, che l'hanno diffusa attraverso un post su Facebook. Alle 18:30 per lui c'è stata anche una messa nella parrocchia di Altichiero. Scadenze fiscali per artigiani che rilasciano una mappa del fisco padovano, sentite. Ci sono molti colleghi che chiedono finanziamenti alle banche per pagarli, ci sono capannoni mezzi vuoti che continuano a pagare aliquote molto alte, abbiamo fatto una pressione perché capiscano in funzione dei fatturati che la situazione è cambiata. A una settimana dalle scadenze fiscali di IMU e TASI, gli artigiani padovani fanno i conti. Capannone è un opificio. E dove lì si arrivano a cifre molto più elevate, la media è intorno ai 2.000 euro, ma guardate che si raggiungono non per imprese enormi, anche vette di 15-20.000 euro. Ne emerge uno scenario sempre più pesante per gli artigiani e per i cittadini. La riduzione dei trasferimenti statali agli enti locali in 5 anni è stata di oltre il 50% nella provincia di Padova, con picchi di quasi il 70% nell'area metropolitana. Ma dove sono più leggere le tasse? Il comune di Padova e il comune di Cittadella. Per cui è comunque in generale i comuni dell'IPA, dell'impresa, dove c'è l'impresa programmatica d'area, dove hanno fatto squadre, sintesi, hanno aggregato diversi comuni con servizi in comune. Le richieste che fanno gli artigiani al governo sono semplici: che l'IMU sia detraibile e che la tassazione raggiunga livelli europei. Ma è un po' che il governo si dimentica, si ricorda molto bene di noi quando è ora di andare a riscuotere. Paolo Venuti si è dimesso, il commercialista prestanome di Giancarlo Galan, coinvolto nello scandalo Mose, ha rassegnato proprio in questi giorni le sue dimissioni da revisore dei conti. La decisione presa ieri dopo che la notizia era trapelata, il presidente di Fiera Immobiliare Massimiliano Pellizzari aveva convocato una conferenza stampa d'urgenza. Il professionista aveva patteggiato 2 anni e 700.000 euro, ma era rimasto in carica come presidente del Collegio dei Revisori di Padova Fiere. Dure le dichiarazioni del sindaco Massimo Bitonci, che ha detto: ora mi aspetto anche le dimissioni di Jacopo Silva, Umberto Zampieri e di tutti gli ex amministratori del PD che ben conoscevano Venuti. Di contro gli stessi hanno invocato invece le dimissioni di Massimiliano Pellizzari, ritenuto non all'altezza dell'incarico di presidente di Fiera Immobiliare. Ed ora la cronaca con l'allarme droga a Padova. 15 kg di eroina sono entrati nella nostra provincia nelle ultime settimane. Oggi l'arresto di un altro grossista.
Ancora un colpo inferto al traffico di droga nel Padovano. Un altro grossista è stato identificato e arrestato dagli uomini della mobile. Altri 7,5 kg di eroina che vanno ad aggiungersi agli altrettanti sequestrati solo una settimana fa dalla polizia. Sempre un albanese a gestire il traffico, ma si tratta solo di uno degli anelli di una catena molto più grossa. Sono sequestri importanti che abbiamo fatto negli ultimissimi giorni con l'arresto dei relativi trafficanti. È un dato che emerge dalla nostra attività di indagine, che conferma un po' quello che è il trend, devo dire, a livello nazionale, di un ritorno di questo tipo di droga che comincia ad essere consumata in misura maggiore rispetto agli ultimi anni. Eroina, una droga molto forte, dagli effetti rapidissimi, ma molto meno costosa della cocaina. Da qualche anno più facile da reperire. Un traffico preoccupante che starebbe esplodendo ancora una volta proprio a Padova. Pare proprio a causa dell'elevato numero di acquirenti. Insomma, il giro c'è. La polizia continua le indagini per risalire alla filiera dello spaccio. È un soggetto che appartiene ad un gruppo, che ad un'etnia, ad una nazionalità che in linea di massima gestisce questo tipo di traffici, apparentemente così, non un soggetto che non desta nessun tipo di sospetto. Ovviamente è stato necessario un intuito particolare da parte di poliziotto della mobile e anche un pizzico di fortuna per arrivare al risultato di oggi. A tradire lo spacciatore, i controlli sull'autodeposito, risultata radiata dall'albo delle automobili. Nuove rivelazioni sull'inchiesta che ruota attorno al mondo del calcio scommesse, in particolare nei campionati di Lega Pro e Serie D. Tra gli indagati c'è anche l'attaccante dell'Atletico San Paolo Padova, Davide Matteini, che ha ricevuto un avviso di garanzia appunto nell'ambito dell'inchiesta sulla partita Savona-Teramo del 2 maggio scorso, decisiva poi per la promozione in B degli abruzzesi. Matteini, 32 anni, vanta un passato importante con le maglie del Padova e del Vicenza. Nell'ultima stagione aveva scelto nuovamente Padova con l'Atletico San Paolo. La polizia ha perquisito la sua abitazione. Matteini qualche tempo fa era salito agli onori della cronaca anche per aver tentato una comparsata televisiva nel format Uomini e Donne di Maria De Filippi. Oggi ultimo giorno di scuola e, come da tradizione, tutti gli studenti si sono dati appuntamento per festeggiare in Prato della Valle. Cioè, avete visto? Vai. Bellissimo. Cosa ti hanno fatto? Lavato. Mi hanno lavato, mamma mia, perché qua... Dopo un anno si fa una bella festa. Cioè, festa, è l'ultimo giorno di scuola. Sì, ci scacci! Ultimo giorno di scuola, sempre, ogni anno. Donne contro uomini? Sì. Anche sì. Soprattutto. Chi vince? Le donne. Non è l'ultimo giorno di scuola se la festa non si sposta in Prato. Armati di bottigliette, biciclette, palloni e chitarre, centinaia di studenti hanno concluso l'anno scolastico anche quest'anno a gavettoni. Bravo, sei contenta? Tantissimo, lo stavo aspettando da gennaio. Come è andato l'anno? Abbastanza bene, dai. Quest'anno abbiamo la maturità e siamo un po' tesi, però. Così è. Cioè? Alti e bassi, ciao. E tu? Io, penso che si è concluso bene. Media del? Non lo so. 6.7, boh, non lo so. Una giornata di delirio, oggi è permesso. In fin dei conti i voti per un giorno non contano. C'è tempo per tornare a scuola a ritirare le pagelle. Che fai oggi? Stasera vado in giro con i miei amici, non lo so. Cosa fate oggi? Cosa fai oggi? Un desco. Niente. Prato della Valle attrezzato a dovere per affrontare la carica. Fontana vuota e transennata. Per tutta la mattina è rimasta una camionetta dei vigili a controllare. In chiusura vi ricordo la programmazione alle 21.05, l'appuntamento come sempre con il direttore Luigi Baciali e la sua trasmissione Focus. Si parlerà anche questa sera di migranti. Ospiti in studio ci saranno Maria Lamazzetto, Paolino Barbiero, Bruno Cesaro, Giovanni Pellizzato, Gianangelo Bellati, Renzo Marangone e Luigi Amendola. TG Padova termina qui, grazie per averci seguito e buona serata.